L'importanza nell'ambito del diritto internazionale della sentenza della Corte di Giustizia Internazionale. Questa sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio scorso sicuramente avrà un rilievo importante nella riflessione della dottrina e anche in relazione all'evolversi della prassi internazionale. Perché la Corte Internazionale di Giustizia dice che in questo caso ha posto in qualche modo dei paletti ad alcuni aspetti innovativi che si stavano manifestando nella prassi internazionale. In una prassi internazionale nella quale l'Italia aveva avuto negli ultimi anni un ruolo importante, ed è quella di affermare che gli stati non possono godere dell'immunità della giurisdizione nell'ipotesi in cui, in presenza di gravi crimini che loro abbiano commesso, siano chiamati dagli individui a rispondere qui sul piano del risarcimento civile. In verità qui la Corte Internazionale di Giustizia, in maniera molto netta, ha affermato che l'immunità dalla giurisdizione è ancora, direi, un principio solidissimo nella vita di relazione internazionale, il che peraltro, intendiamoci bene, non significa che lo Stato non abbia degli obblighi puntuali in materia di rispetto dei diritti fondamentali della persona e quindi di evitare quelle condotte che possono poi qualificarsi come crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Ma che la via per la riparazione delle vittime non può passare attraverso le giurisdizioni interne dove l'individuo leso può chiamare in giudizio lo Stato, bensì attraverso altre vie che sono quelle classiche del diritto internazionale. Tutto sommato è quello della protezione che lo Stato nazionale dà al proprio nazionale, all'individuo che appartiene alla sua società e appunto nei confronti dello Stato che ha commesso il fatto illecito chiede lui la riparazione attraverso un negoziato. È chiaro che questa soluzione, che dalla Corte Internazionale di Giustizia è una soluzione che direi che guarda indietro piuttosto che avanti, e quindi tutto questo apre un dibattito che penso durerà nel tempo appunto sul significato di questa sentenza, di che cosa veramente che abbia detto, fino a che punto posso invece lasciare aperta la strada per sviluppi successivi della materia in funzione di una maggiore protezione della persona umana come tale. Ecco, è una sentenza che quindi in qualche modo si ricollega anche al valore che viene dato ai diritti umani in questo momento in ambito internazionale e anche nazionale. Quello è il tema, soltanto molti la possono leggere, forse dico anch'io, come una delusione sul fatto, perché diciamo non cerca di valorizzare tutta una serie di elementi nuovi che erano emersi per la tutela dell'individuo anche nel contesto delle relazioni internazionali. Quindi è un qualche cosa che lascia insoddisfatti sotto questo punto, è una sentenza, come dicevo prima, che guarda indietro e non guarda quella dimensione della tutela dell'individuo che dopo il secondo conflitto mondiale si è affermata attraverso il movimento che ha portato all'affermazione anche sul piano internazionale dei diritti fondamentali della persona umana, al rafforzarsi del diritto internazionale umanitario, cioè quel diritto che si applica nel corso di conflitti armati e che sempre più è stato attento alla tutela delle vittime, degli individui come vittime del conflitto. Ecco, la Corte di Giustizia Internazionale in qualche modo chiama anche l'Italia a rivedere quella che è la sua legislazione interna. Quali saranno i meccanismi che dovranno, se dovranno, essere cambiati?
Ma la sentenza della Corte internazionale di giustizia, dopo aver dichiarato che la condotta dell'Italia non è conforme agli obblighi internazionali, quindi dopo aver dichiarato che l'avere aperto delle procedure giudiziarie nei confronti della Germania costituisce fatto illecito internazionale, ovviamente come conseguenza è quella della restituzione, e quindi della restituzione significa riportare la situazione nella come era prima dell'apertura di questi procedimenti, quindi rendere queste procedure ineffettive. Questo apre, è chiaro, un problema di come l'Italia possa fare questo. In realtà la Corte internazionale di giustizia non dice niente a questo proposito, non dice niente a questo proposito perché la Corte internazionale di giustizia, così come spesso fa, dice che questo è un problema, gli strumenti lo Stato deve scegliere quali siano questi strumenti. Può trattarsi dello strumento legislativo, può trattarsi di altro strumento, questo spetterà per l'appunto agli organi di governo e di legislazione decidere quale strada seguire.